Benvenuti a Investire Now, che come sapete è il nuovo nome che abbiamo voluto dare al nostro format video perché non è più il tempo di lanciare degli SOS sul mercato azionario finanziario. Bisogna pensare a costruire il futuro, bisogna costruire un'uscita vincente dalla pandemia per tutto il mondo, anche per l'Italia. Quindi investire now, perché questo è il momento per investire bene, per fare investimenti produttivi dedicati alla crescita. Quest'oggi abbiamo un ospite di estrema rilevanza che ringraziamo quindi caldamente. Nicolò Rabitti, buonasera, grazie di essere qui con noi. È il capo della Retail Distribution di Morgan Stanley Investment Management. Buona a sapersi. Il capo Italia, un italiano, capo Italia, fa piacere ed è sicuramente un osservatore privilegiato, perché poi le grandi multinazionali della finanza e del risparmio, è vero che hanno degli headquarters molto autonomi, però hanno anche un cuore, una testa pensante centrale fortissima, alla quale non è dato a tutti accedere. Quindi è evidente che per noi che ci occupiamo soprattutto del nostro mercato, non solo, avere la vostra view di mercato, mondo e Italia è particolarmente importante. Io mi rendo conto che è difficile pretendere da personaggi come lei la sfera di cristallo, quindi la prima domanda è sempre la più sbagliata, però è anche doverosa. La view di mercato di qui alla fine dell'anno. Siamo in una fase piena di, evidentemente, incognite. Abbiamo l'incognita pandemia, abbiamo l'incognita delle elezioni americane, il petrolio non è mai stato così basso, abbiamo N variabili di difficilissima previsione. Tuttavia c'è comunque una mediana da seguire e voi sicuramente ne avete una. Ci dica quello che può anticiparci e dirci del vostro punto di vista. Allora, innanzitutto grazie mille per l'invito. Io di sicuro non ho la sfera di cristallo, ma non ce l'hanno neanche i miei ben più autorevoli colleghi analisti e gestori. Tuttavia, chiaramente il loro lavoro, soprattutto per quanto riguarda coloro che fanno analisi macroeconomica, è quello di fare delle previsioni, di studiare quello che sta avvenendo e cercare di capire quello che potrà avvenire. Bene, da questo punto di vista Morgan Stanley tra le società di investimento forse è una di quelle che ha uno scenario più bullish, perché citando alla ricerca di Morgan Stanley, quindi Morgan Stanley Research, che è sicuramente uno dei nostri fiori all'occhiello, loro, gli analisti prevedono che l'economia globale possa ritornare ai livelli pre-crisi addirittura prima di quanto si aspettano in molti, e quindi già forse entro la fine di quest'anno. Quindi è una V-shape recovery, come l'hanno chiamata loro, quindi una ripresa a forma di V, anche piuttosto pronunciata e anche forse più pronunciata di quanto si potesse pensare qualche tempo fa, ed è anche confermata dagli ultimi dati. Quindi è uno scenario piuttosto incoraggiante, quello che descrivono. I gestori, diciamo, all'interno della nostra divisione dell'asset management, che chiaramente guardano a quello che avviene nel breve periodo, ma sono più intenzionati e più atti a, come dire, cogliere quello che avviene nel medio periodo, in questa fase sono più cauti, perché chiaramente il mese di agosto è stato un mese molto forte in termini proprio di performance di mercato, se guardiamo agli indici e se guardiamo poi ai settori che sono un po' i più caldi, quindi i settori grow, i settori tech, soprattutto della borsa americana, e quindi un po' di volatilità nel mese di settembre e probabilmente anche nel mese di ottobre è lecito aspettarsela. Quindi nelle strategie che possono modificare l'asset allocation hanno ridotto leggermente l'esposizione azionaria, ma questo non significa che prevediamo un'inversione di tendenza, anzi la fase di ripresa economica che a nostro avviso gli Stati Uniti hanno cominciato ad aprile è solo all'inizio, e quindi devo dire che è un outlook costruttivo quello che vi sto raccontando di qui ai prossimi mesi e per il fine anno. Quindi una tutto sommato positività marcata. Io dico, mi permetto di aggiungere un'osservazione. Secondo me, quello che sta corroborando un po' lo spirito di tutti è che è evidente che i vaccini sono una tale esigenza globale che i tempi biblici di attesa che l'industria farmaceutica legittimamente annunciava ancora ad aprile, maggio e giugno, saranno tagliati via. Devo anche dire, aggiungo, poi le ridò la parola perché è molto più interessante quello che dice lei, che secondo me a spiazzare il mondo, e lo dico con tutte le distanze del caso, è stato Putin. Nel momento in cui un paese di 180 milioni di persone dice il vaccino è pronto, mia figlia lo ha sperimentato, ha avuto qualche linea di febbre e è stata subito bene,
È un po' difficile poi dire al resto del mondo che i russi sono dei suicidi, perché non è precisamente la loro immagine, sono un popolo normale, che almeno su questa roba qui, insomma, un po' di cose le ha sapute anche fare in proprio, ecco, diciamo, uno dei temi. Quindi credo che il vaccino arriva prima, e questo fa piacere a tutti. No, no, ma questo sicuramente, diciamo che forse nell'outlook che vi ho descritto c'è un po' meno di scommessa su come evolverà la situazione della pandemia e dei vaccini, e forse un po' più prezzato nell'outlook e nel risultato dei mercati c'è questa risposta senza precedenti che è derivata sia dalle politiche monetarie che dalle politiche fiscali, che mai come in questo momento, in questa situazione storica, si sono mosse in modo congiunto. E quindi è questo che dà forza all'outlook di cui parlavo prima, piuttosto che alla previsione su un vaccino o sull'evoluzione. In questo senso però, qui faccio una domanda aggiuntiva rispetto a questa ottima e interessantissima risposta. Forse lo scenario europeo è un po' diverso. Quello che ci deve preoccupare, ad esempio, a noi in Italia, è che chi ha soldi da spendere, anziché spenderli, li accantona, e se li accantonasse sempre nel risparmio gestito farebbe, se non altro, qualcosa di strutturalmente proficuo. Invece abbiamo visto dai dati della Banca d'Italia che li accantonano sui conti correnti improduttivi, perché c'è paura, c'è diffidenza a investire e anche a consumare. Ecco, forse questa cosa è molto italiana, più ancora che europea, mentre negli Stati Uniti è diversa: appena arriva un dollaro si spende, probabilmente, non so. C'è sicuramente una predisposizione ai consumi e anche agli investimenti, forse più radicata nei paesi anglosassoni. Devo dire che dal nostro punto di vista, anche in un anno molto particolare come quello che abbiamo visto, abbiamo visto una predisposizione agli investimenti anche nei momenti più difficili da parte degli investitori. E questo, secondo me, è una connotazione interessante, perché non sempre è stato così. Mi ricordo di altre situazioni difficili in cui ai primi scricchiolii dei mercati si vedevano dei forti deflussi, soprattutto dagli asset più rischiosi. Ecco, dal nostro punto di vista, nel nostro caso, non è stato così quest'anno. Quindi mi auguro che anche culturalmente l'idea di investire magari proprio a fronte di mercati che registrano una flessione, che è quello che si dovrebbe fare sempre sostanzialmente, comincia a essere un'abitudine anche nel nostro paese. Ecco, un punto cruciale che io lo inviterò a toccare come può, nel senso del rispetto alle vostre policy, è l'impatto che i vostri ricercatori hanno stimato dell'esito delle elezioni. Le elezioni presidenziali sono una boa fondamentale nella vita non solo americana, e quelle che si profilano per novembre sono indubbiamente cariche di incognite, perché c'è i sondaggi, li leggiamo tutti, nella stampa internazionale c'è l'incognito del voto postale, insomma. Che si sa che quando vincono i repubblicani i mercati finanziari sono più contenti. Questa volta la riconferma di Trump, che prima della pandemia appariva abbastanza probabile, se non scontata, è stata messa in forza dagli atteggiamenti della prima fase, che erano inopportunamente semplicistici da parte del presidente, quale poi ha dovuto, lo ha anche fatto, devo dire, con la sua consueta energia, ricredersi. Quindi, diciamo, che cosa pensa la vostra casa madre? Qui lo chiedo proprio perché sono in America, sono iperamericani. Delle varianti possibili per i mercati dall'esito del voto. Diciamo che il rischio più estremo è stato già scongiurato, che era quello di avere un altro candidato democratico, e quindi lì sì che il mercato avrebbe avuto una sorta di fibrillazione. Quindi ci ricordiamo tutti quali erano i candidati e quali erano le proprie istanze politiche. Quello sì che sarebbe stato uno scenario, e un rischio di scenario contro il mercato. Diciamo che tra tutti i possibili candidati Biden è un candidato comunque pro mercato, quindi da questo punto di vista gli esiti delle elezioni potrebbero avere un effetto abbastanza mild sui mercati. Quello che magari potrebbe impattare nel breve e quindi creare un po' di incertezza, lo ricordava lei, è proprio l'importanza del voto postale, che mai come quest'anno potrà incidere sull'esito delle elezioni, e sicuramente potrà portare un ritardo, no, nell'interpretazione di quelli che sono i dati e gli esiti delle elezioni. Quindi questo potrebbe creare nel breve un po' di incertezza e quindi magari un po' di volatilità proprio nei giorni e nel giorno delle elezioni. Bene, andiamo avanti. Parliamo di strategie di investimento in genere, quelle di Morgan Stanley Investment Management. Quali sono i punti di forza del vostro agire in questo momento? Se li può riepilogare.
Allora, diciamo che negli ultimi anni ci siamo connotati, ci siamo caratterizzati sempre di più per la gestione attiva in ambito azionario. Quindi abbiamo 4-5 strategie di eccellenza per quanto riguarda l'equity, quindi gli investimenti azionari. Tutte queste strategie, seppure gestite da team di gestione diversi e in ambiti regionali diversi, hanno un filo comune, che è appunto quello della gestione attiva. Gestione attiva per noi significa discostarsi in maniera importante dal benchmark, quindi creare dei portafogli concentrati tra i 20 e i 35 titoli, proprio perché è l'unico modo per discostarsi nell'andamento dai propri indici di mercato. Quindi avere dei portafogli ad alta convinzione in cui si investe anche in maniera importante in quelle che sono le prime 10-15 posizioni, e questo ci ha dato la possibilità di investire sia a livello globale che a livello regionale negli Stati Uniti o anche in Europa, con delle strategie che hanno creato un alfa consistente, quindi un extra rendimento nei confronti dei propri indici, non tanto nel breve periodo ma nel medio-lungo periodo, importante. Cioè parliamo di strategie che hanno doppiato, se non fatto tre volte, quello il risultato degli indici di mercato. Questo dal nostro punto di vista è una delle nostre aree di eccellenza. Quando ricordavo il fatto che anche in un anno così particolare, anche in mesi in cui c'è stata una fase di avversione al rischio piuttosto pronunciata da parte dei mercati, mi riferisco al mese di marzo, abbiamo continuato a vedere dei flussi positivi anche sulle nostre strategie, è dato anche a un approccio che abbiamo voluto portare sul mercato italiano, forse per combattere quello che ricordava lei prima, l'eccesso di liquidità. Noi siamo arrivati sul mercato con una campagna molto forte per promuovere quelli che secondo noi è uno dei modi più efficaci di investire sull'equity, ovvero i piani di accumulo, quindi farlo in modo graduale. Abbiamo ridotto, anzi azzerato, tutte le spese collegate ai piani di accumulo in Italia, e questo ha dato, devo dire, un bel boost agli investimenti nei nostri fondi azionari anche attraverso questa modalità di investimento. Certo, ecco, diciamo che rimane un tema aperto in questo momento sul mercato e nel dibattito attorno al futuro del mercato, la necessità di qualificare in maniera molto ambiziosa la gestione attiva di qualità rispetto alle gestioni passive che hanno raggiunto la massa critica del risparmio gestito attivo. E quindi voi su questo avete imparato una posizione, cioè appena rappresentato una posizione molto forte, molto convinta. Assolutamente sì. Secondo noi la competizione non è tra gestione spiccatamente attiva e gestione passiva. La competizione si farà nel mezzo, quindi le strategie che probabilmente pagheranno, no, questa polarizzazione dell'offerta, da un lato i gestori spiccatamente attivi, quelli appunto, come ricordavo, che fanno dei portafogli di 25-30 titoli completamente svincolati dal proprio indice di mercato e dagli ETF, saranno probabilmente, ne pagheranno la conseguenza proprio tutte quelle strategie che stanno in mezzo, quindi i cosiddetti fondi a benchmark, che chiaramente hanno meno ragion d'essere, no, se vogliamo, perché un investitore, qualora volesse una strategia benchmark, può andare verso un ETF, lo paga di meno, oppure sceglie di sostenere una spesa maggiore in termini di commissioni, però vuole avere un ritorno diverso rispetto a una strategia passiva. E quindi dal nostro punto di vista ci siamo chiaramente schierati verso la gestione attiva. Senta, dottore, facciamo una domanda più aziendale. Visto che siamo tutti immersi in una nuova dimensione digital, no? Tra fisico e digitale. Io sono un nostalgico e mi auguro che il fisico prevalga nuovamente al più presto, ma intanto non è così. E quindi, peraltro, devo anche dire che la comodità della diffusione forzata, che anche in Italia abbiamo conosciuto di certi mezzi di comunicazione, compreso quello che stiamo usando io e lei in questo momento, è stata utile, nel senso che sono comodi, diciamo. Ecco, voi avete adottato la politica dei webinar per parlare ai vostri stakeholder. Che cosa ci può dire su questo? È interessante, ed è un primo della classe che lo fa in maniera massiva, ufficiale, istituzionale, mi sembra una notizia, diciamo, giornalistica. Ci racconta. Allora, diciamo che è stata una scelta obbligata, perché nei mesi del lockdown era l'unico modo di comunicare, però a mio avviso è stata
come dire, un avvio di qualcosa che probabilmente continuerà a rimanere nel nostro mondo anche dopo, anche quando torneremo a una normalizzazione. Non credo che sostituirà, come lei, io sono un uomo di relazioni, quindi l'incontro one-to-one, piuttosto che one-to-all fisico, riprenderà, perché nel nostro ambiente, nella nostra industria è fondamentale. Però chiaramente avere accesso, non tanto a me o al mio team di commerciali che sono in Italia, ma soprattutto ai gestori di Morgan Stanley Investment Management che sono a Londra, a New York, a Singapore, a Hong Kong, su base magari più ricorrente, più spesso del solito, non solo durante i roadshow, no, di inizio anno che facevamo e continueremo a fare, mi auguro subito, presto, però magari di farlo su base trimestrale, senza costringere i gestori che magari sono a Hong Kong a delle trasferte intercontinentali che chiaramente li distolgono un po' anche dal loro lavoro, ma semplicemente i gestori si collegano dal loro ufficio utilizzando una delle piattaforme che magari stiamo utilizzando anche noi. Ecco, quello secondo me rimarrà e darà sempre più accesso alla conoscenza, che poi è la cosa principale, quindi ai gestori, a coloro che effettivamente poi gestiscono le strategie che creano valore per i clienti. Quindi quello credo sia un bene. Noi proprio la settimana prossima, il 16, ne faremo uno, riprendiamo quindi con la nostra serie di webinar. Ci sarà il professor Domenico Siniscalco, che chiaramente il country head di Morgan Stanley in Italia, e ha sempre molto piacere a partecipare ai nostri webinar. E poi ci saranno Andrew Armstrong e Jim Caron, che sono due tra i più importanti gestori della nostra divisione, quindi anzi aspetto numerose adesioni. Senta, avviamoci alla conclusione, ci sono tante cose che il suo discorso, le sue risposte mi hanno fatto venire in mente. Una per tutte: oggi c'è stato un rimbalzino dei titoli tecnologici, ma come si vede alle mie spalle dalla copertina del prossimo numero, che andrà in edicola tra pochi giorni, ma che è stato già chiuso, come si dice in redazione, noi riteniamo che il trend della tecnologia trainante non sia una moda, ma sia appunto un trend. Tantissimi indicatori ci portano a dire che in certi settori l'innovazione in fondo è appena cominciata, ed è un'innovazione che porta benessere, che porta risultati e non si limita ad avere degli effetti collaterali inevitabili, come a volte il cambio delle competenze, la riduzione di alcune prestazioni lavorative umane. Come vedete, tra le altre cose, appunto il megatrend dei big tech, che mi pare una cosa, un tema di attualità. Al di là, volevo dire, del fatto che oggi determinati privacy siano stellari. Sì, diciamo che lo abbiamo cavalcato e lo continuiamo a cavalcare nelle nostre strategie azionarie di punta. È stato sicuramente uno dei settori che ci ha permesso di contribuire a quelle performance di cui parlavo. A prescindere da quello che accade nel breve periodo, non è quello che ci interessa, non è quello che guida i nostri gestori, ma è la crescita nei prossimi 5 anni che hanno questi settori, questi titoli, queste aziende. Molto probabilmente alcuni di questi nomi nei prossimi 3-5 anni faranno meno di quello che hanno fatto negli ultimi 3-5 anni, perché hanno avuto una crescita stellare, ma sarà comunque una crescita superiore a quella di tanti altri settori, a quella di tanti altri titoli, per cui dal nostro punto di vista ha ancora senso continuare a cavalcare questo cambiamento dirompente, no? Che si sta verificando nel mondo e che si continuerà a verificare nei prossimi anni. Per concludere, una curiosità: oggi la notizia finanziaria che campeggia un po' su tutti i siti è che Warren Buffett ha annunciato la sua preferenza e il suo interesse per il Giappone nelle materie prime, quindi nuovamente contrarian per quanto riguarda, però mica tanto contrarian, le materie prime sono totalmente basse. Che ne pensa così? Come quando si muove, ancorché novantenne, il guru di Ama è sempre 37, allora mi chiedevo se c'è una sua valutazione su questo, magari. Ma diciamo che le scelte di Buffett non vanno commentate ma seguite, no? Si dice tendenzialmente. Però, per esempio, in merito alla view del Giappone, parlo all'interno di Morgan Stanley Investment Management, è una view che condividiamo ed è anche seguita da nostri gestori flessibili.
Proprio in base a quello che diceva lei, probabilmente rispetto ad altri mercati si cercano degli asset più cheap che possano magari dare un po' più di crescita nei prossimi anni, e quella del Giappone è sicuramente un asset class interessante, nonostante sia un asset class che molti ormai aspettano da un ventennio e che da tanto tempo non dà soddisfazione. Senta, dottore, noi la ringraziamo moltissimo, è stato prezioso, chiaro e anche, come dire, un po' gratificante, perché il fatto che poi alla fine tutti noi si sia qui ad aspettare buone notizie è umanamente comprensibile ed è quello che accomuna un po' tutti gli osservatori. Non bisogna essere creduloni, non bisogna essere semplicisti, però avere anche sott'occhio gli elementi positivi che in questa situazione ancora difficile tuttavia spuntano, mi pare che sia lecito e anche appunto un po' rincuorante. Quindi a maggior ragione io la ringrazio di questo contributo e spero di poterla riavere ospite sulla nostra piattaforma, sul nostro giornale e sui suoi media digitali quanto prima. Buon lavoro. Molto piacere, grazie mille. E a presto. Saluto il nostro pubblico. A domani con Investire. Ciao, arrivederci.